Buongiorno, oggi cambiamo attrezzatura, si parte con gli scarponi, è finita la stagione dello sci. Andiamo, siamo alle Terme di Valdieri, adesso saliremo al Valasco, andiamo ai laghi di Valscura, poi faremo un anello sui laghi di Valrossa e scenderemo dal sentiero che porta al colletto di Valmiana. Un bel anello, speriamo di avere ancora le gambe per fare queste cose. Eccoli, siamo tutti, grazie Mario, è ancora presto quindi non c'è nessuno. Poi ci porteremo in quella valletta dai laghi di Valscura, poi attraverseremo un sentiero e riscenderemo da questo lato. Se tutto va bene, speriamo che la nebbia si alzi. Lassù c'è il rifugio questa. Proprio spettacolare questa cascata. Eccoci al bivio per rifugio questa, è andato un'ora, noi invece proseguiremo ancora i laghi di Valscura e poi vediamo un po' com'è la situazione, decidiamo sul momento perché c'è nebbia un po' su tutte le punte, se per caso vediamo la zona più sgombra magari modifichiamo, c'è una variante. Bellissimo questo sentiero, tutte le rocce a secco, sale su, questo tornando. Pezzo è stupendo ancora, i paracarri, il ponticello. Ancora su il Malivar, perché qui c'è il passo del Malivar che scende al rifugio omonimo, prenderemo un sentiero che risale qui e ci porterà ai laghi di Barossa. Questo riparte il sentiero verso i laghi del Klaus, Portette e tutto questo. Laggiù si vede la cima di Bresses, la cima del Profuns e poi nella gola il passo del Profuns. Sono ancora le bellissime caserme inferiori di Valscura, siamo a 40 minuti dal lago del Klaus e un'ora sempre dal rifugio questa. Si sono riempiti all'inverosimile i laghi nonostante la poca neve. Questo è il schermo. Ok, si torna indietro e andiamo a prendere il sentiero che ci porterà ai laghi di Valrossa. Vediamo che ci dovremmo essere là. Bellina.
Sì. Abbiamo il Malivern, la massa del Drows, il Klaus, la cima del Prefuns, la cima di Bresses, laggiù Guillen, Asta, Baus, Argentera e il Matto. E sotto c'è la piana del Valasco, il ghetto del Klaus, il rifugio questa. Da questo punto vediamo anche il Valasco. Adesso noi faremo un lungo giro per arrivare là sotto in Valrossa e poi proseguiremo l'anello e scenderemo poi a tratti sentiero leggermente esposto, niente di pericoloso. Rocca la Paola su, qui c'è il bivio e poi faremo scenso 10 minuti, c'è il primo laghetto di Valrossa. Primo laghetto di Valrossa, ottimo spot per il nostro pranzo, bello bello. Qui ancora un po' clemente con noi. Ok, si prosegue. E dobbiamo risalire ancora un bel pezzettino. Eccoci, non manca moltissimo al colletto e poi comincerà la lunga discesa. Lo sguardo alla rossa. Valmiana, la rocca di Valmiana, il mitico Matto, l'argente da là, quello è il vallone al Morelli Buzzi, sono asta soprana, asta sottana, punto nodale. Ancora un bel nevaio qua. Adesso continueremo a scendere ancora per un bel, cioè vedere la piana del Valasco.